Dunque sarà la Virtus Entella a testare le ambizioni del Pescara, che però nel prossimo turno quarti di finale playoff non godrà dello status di testa di serie. Invece, come migliore terza proveniente dal primo turno della fase nazionale, lo sarà ancora la squadra ligure, che ha ribaltato il Gubbio 3-1 il verdetto finale dopo aver perso in terra umbra per 2-0. Ergo il Pescara giocherà la prima in casa sabato 27 maggio alle 20:30, mercoledì 31 il ritorno a Chiavari, sempre alla stessa ora. Liguri con due risultati su tre a disposizione. In caso di parità complessiva al termine delle due gare, non sono previsti i supplementari, passerebbe l'Entella appunto come testa di serie. Tradotto in numeri, il Pescara dovrà vincere almeno una partita. Chi avrà la meglio affronterà in semifinale il 4 e l'8 giugno la vincente della sfida Foggia-Crotone, Lecco-Pordenone, Vicenza-Cesena, le altre due gare dei quarti in programma il 27 e 31 maggio. Dalla stagione 2014-15, 12 confronti, 10 in B tra Pescara ed Entella, il bilancio del Delfino, 3 vittorie e 2 KO, ben 7 i pareggi. L'ultimo successo risale a quasi 8 anni fa, 12 dicembre 2015, in panchina Massimo Oddo, nelle immagini le reti di Memuscei e Gianluca Lapadula. Negli ultimi 3 incroci altrettanti pareggi. Sfida ricca di ex tra i liguri, l'abruzzese di Tollo Andrea Paolucci, Zappella, Clemenza appena rientrato dal grave infortunio al ginocchio, Tascone e Fagioli che hanno militato nelle giovanili del Delfino. Tra i biancazzurri invece Facundo Lescano, lo scorso anno 10 gol, di cui uno realizzato proprio al Pescara nel 2-2 impreziosito dal gioiello di Marco Pompetti.